E nemmeno qui conoscono la storia di Cialdini, eh. Adesso la facciamo conoscere al sindaco. Mi posso trattenere un po'? Allora, dico, io sono Attilio Paradiso, gliel'ho detto. Mi sono trattenuto oggi qui perché ho visto nei giorni trascorsi, ho visto una strada intitolata al generale Cialdini. Oh, avendo visto ancora quella strada, ho dedotto che a Pesaro è sconosciuta la storia di questo criminale di guerra, perché questo è un criminale di guerra. Allora, se il sindaco, che io ho conosciuto attraverso i media, insomma, non sono di qua, sono di Benevento, sto qui per motivi un po' di lavoro, un po' di svago, conosco Pesaro da quando sono nato, quindi amo questa città, per questo ci torno. E allora, per dare lustro a questa bella città che voi avete e per far capire che Pesaro è attenta alla storia e al passato, il sindaco dovrebbe sapere che Cialdini è un criminale di guerra, al pari di cosa? Sì, 366. 43? 75, 75. 5. Che sarei contento, vi metto in contatto telefonico se lei non può essere presente qui. Certo, perché io al massimo, o stasera o domani mattina al massimo, preso un bed breakfast qui vicino, no? Io quando lui rientra in sede cerco di mettermi in contatto telefonico, così di parlare. Magari le dica, così saprà. Come anticipo qual è l'argomento. Questo è l'argomento, ma se volesse... giusto prendere coscienza e conoscere una storia che è sconosciuta e più agli italiani è sconosciuta, perché questa storia non è stata ancora... Scusi, un attimo, Non è stata ancora entrata nelle scuole, quindi non è dato di sapere agli italiani quello che è successo 150 anni fa con i Savoia. Allora, contatto telefonico. Se segni questo, questo tanto è una sciocchezza, è un libro che hanno stampato in parecchi, ci sono molti nomi. Allora, strage decidi e Savoia durante il Risorgimento. Non... Strage decidi e Savoia, scritto da tre autori. Antonio, lo cerchiamo in internet. Se lei lo cerca, perché è un libricino scritto benissimo, molto chiaro, e che trae la sua verità da documentazione storica certificata. Lo troveremo, insomma, voglio dire, ci sarà. Mi fa piacere che il sindaco, sono sicuro che il sindaco, perché un po' l'ho conosciuto e credo di aver intuito la... Comunque, se qualsiasi cosa può scriverci, sì, e io vi metto in contatto. Magari anziché lasciare, come hanno fatto già in qualche altra città, anche a Mestre, hanno cancellato, perché sì, un attimo solamente. Perché... volevo suggerire una cosa. Sì, se lo scrivo quel nome, lo sostituiscono con Quattrocchi, con Maurizio Quattrocchi, che ha dato lustro a tutta l'Italia. Sarà un'azione mediatica e intelligente del sindaco. Grazie, buongiorno. Grazie. Dimmi.